Ciao ragazze, allora oggi faccio un video che mi era stato richiesto parecchio tempo fa da zia Fata e mi aveva chiesto di fare dei video un po' specifici, anche e soprattutto sui rossetti per cercare di capire anche da casa i colori, visto che non erano molto, molto simili sul catalogo. Avevo fatto già il video del Mega Impact, vi metto il link qui. E adesso faccio la linea Moisture Seduction, che è questa. Ed è quella linea che all'interno del rossetto ha queste, vedete queste striscioline bianche, questo è il gel idratante, che in campagna 17 costa 9,90 euro. Allora io ho 6 degli 8 colori disponibili. Mi manca il Nude Perfection, che è questo, e mi manca il Soft Pink, che è questo. Allora, iniziamo. Facciamo così almeno non cade. Allora, iniziamo dal Rose Ribbons. Questo c'ho proprio il rossetto intero da farvi vedere, che l'avevo preso un bel po' di tempo fa. Infatti è quasi finito. Ed è questo colore rosa. Vi faccio vedere. Questo è lo swatch. Comunque vi metto sempre le foto. Ve lo faccio vedere anche sulla carta, così sul bianco è più evidente. È questo. Vedete? Allora. Vediamo così. Quindi questo è sulla mano, questo è il rossetto e questo è sulla carta, così avete bene anche l'idea della differenza che fa. Poi vi faccio vedere il Red Kiss, qui ho solo i campioncini. Ed è questo rosso bello scuro. Anche qui ve lo swatcho. Ecco, vedete che è proprio un rosso bello intenso. E qui sul catalogo così. Quindi sul catalogo ve lo fa vedere tipo rosa, in realtà vedete che è un rosso bello carico. Ah, il Rose Ribbons ve lo faccio vedere adesso, sul catalogo non ve l'ho fatto vedere prima. Ecco, qui c'è questo è il Rose Ribbons abbastanza somigliante. Allora, sulla carta il Red Kiss è questo è lo swatch sulla mano e questo è il campioncino, ecco così. Poi il prossimo che vi faccio vedere è lo Smooth Mocha, che appunto è un color caffè ed è questo. Allora, anche qui swatch, vedete, proprio il colore caffè. Sul catalogo è così, ecco, anche qui in realtà è molto più scuro di come appare sul catalogo. E vi faccio vedere sulla carta, allora, ecco, allora. Ce la posso fare. Allora, questo swatch sulla mano, questo è il campioncino e questo è sulla carta. Facciamo così. Ecco, allora, swatch sulla mano, swatch sulla carta e questo è il campioncino. Poi tenete presente che ovviamente il colore delle labbra, ognuno ce l'ha uno più scuro, uno più chiaro, quindi anche sulle labbra poi l'effetto sarà comunque leggermente diverso. Poi l'altro che vi faccio vedere è il Lilac Shimmer. Ed è questo, che è leggermente viola. Faccio lo swatch. Ecco. Molto carino questo. E sul catalogo, ecco, vedete, Lilac Shimmer, è così.
Ora vi faccio vedere sulla carta. Ecco così. Ecco. E poi ho ancora da farvi vedere il fucsia fever. È proprio un fucsia bello scuro. Anche qui ve lo swatcho. Ecco. Sul catalogo è così. Più o meno abbastanza somigliante. E ora vi faccio vedere sulla carta. Allora. E questo invece lo swatch sulla mano. L'ultimo è il Plum Gorgeous. Allora, questo Plum appunto color prugna scuro. E anche qui vi faccio lo swatch. Eccolo. Sul catalogo, ecco mi si è chiusa la pagina, un attimo solo, sul catalogo è così, vediamo se mette a fuoco, eccolo qui. Ora vi faccio vedere sulla carta, che è così. Allora, metto sempre le foto, eh. Allora, facciamo così. Allora, swatch sulla mano, swatch sulla carta e questo è il colore del campioncino. Allora, vi faccio rivedere un'ultima volta i nomi scritti. Allora, Rose Ribbons, che è appunto questo qui. Poi, Red Kiss, ed era il rosso bello acceso, questo. Poi, Smooth Mocha. Eccolo qui, ed era il marroncino color caffè, questo. Poi Lilac Shimmer, ed era quello leggermente viola chiaro, questo. Fucsia Fever. Ed era proprio un bel rosa shocking. E in ultimo il Plum Gorgeous. Dov'è? Eccolo. Che era questo colore prugna molto intenso. E qui adesso li vedete tutti insieme. Ok, se dovessero prendermi poi gli altri due o dovessi prendere i campioncini, vi allego un video a questo e basta. Spero che sia piaciuto a tutti, soprattutto a Zia Fata che me l'aveva richiesto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!